Mister, allora, sicuramente chi ha guardato la partita da casa non si è annoiato, neanche le persone presenti allo stadio. Quello che è di positivo è che la Varesina ha portato a casa 3 punti importantissimi per la corsa playoff, complicandosi un po' la vita in certi momenti della partita di una gara che comunque ha avuto in controllo, bene o male, dall'inizio alla fine. Sì, hai assolutamente ragione, l'analisi è corretta. Dobbiamo prendere tutto quello che è positivo, il primo tempo sicuramente dal punto di vista del gioco, della qualità espressa, e dobbiamo lavorare su quello che è l'atteggiamento, soprattutto al rientro dal secondo tempo, dove abbiamo fatto subito il 3-1. E questo secondo me doveva tranquillizzarci ancora di più, darci ancora più motivazioni per poter palleggiare, per poter giocare con qualità da dietro. Siamo andati in difficoltà, abbiamo avuto 10 minuti un po' di blackout su quali dobbiamo lavorare, e sicuramente dobbiamo lavorare anche un po' sulla tensione sulle panne attive, perché ultimamente stiamo prendendo un po' troppi gol in queste situazioni. E ovviamente torniamo alla vittoria dopo un mese che ci mancava dopo 4 partite, quindi teniamo vivo il secondo playoff, che è un risultato straordinario per questi ragazzi. Ecco, invece parlando un attimo dei singoli, ha dato continuità alla bella partita di Ciserano Orellana, che è un giocatore che ovviamente quando si accende diventa veramente un giocatore capace di far fare il salto di qualità alla squadra. Assolutamente, assolutamente. Marcelo in crescita non soltanto dalla settimana scorsa, ma già da quando è subentrato il Lumezzane ha espresso una continuità di rendimento importante. Poi probabilmente questi sono i suoi campi, le sue stagioni, e sicuramente ci sta dando una grossa mano sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della qualità del gioco, perché raccorda bene i reparti, ma anche dal punto di vista difensivo, perché è un ragazzo che si spende in maniera importante anche in fase difensiva. Siamo contenti di quello che sta facendo, deve migliorare ancora tanto perché deve essere un giocatore con le sue qualità, deve essere ancora più decisivo, ma siamo sicuri di avere un giocatore importante tra le mani e speriamo che in questa fase finale della stagione possa essere ancora più protagonista.